Siamo tutti d'accordo che l'estate si può essere esteticamente non accettabile. Giusto? Giusto, perfetto. Ciao Cactus e benvenuti in questo nuovo video. Che speravo che non fosse una figura di anche questo, ma questa è la mia libreria di Genova. Che tra togli, metti, rimetti, sposta, metti di qua, metti di là, è diventato un casino. Cioè, è veramente un disastro. E quando io ho detto questa frase. Poi rifarò questo tag a Genova dove effettivamente ho tutti i libri che leggo, perché i libri che leggo qua a Milano di solito li porto giù e quindi a Genova sarò un attimo più intelligente. Ero troppo sicura di me stessa, secondo me. Come promesso, andiamo a fare il. Ma io so che cosa ho in libreria, challenge, con la libreria di Genova. E infatti cosa stiamo per fare oggi? Stiamo per andare ad analizzare tutta la mia libreria a livelli e scegliendo un libro a caso per vedere se effettivamente io mi ricordo che cosa ho letto o di che cosa tratta quel libro. Quindi in teoria se becco un libro che conosco e non me lo ricordo, sono una brutta persona. Diciamo che leggendo così tanti libri io generalmente mi ricordo soprattutto quello che mi ha lasciato il libro, ma se sono libri che mi hanno relativamente annoiata non me li ricordo quasi per nulla, mentre altri ce l'ho ancora vivissimi nella mente. Adesso andiamo a scoprire quanto effettivamente sarà una figura di questo video. Dai, andiamo a prendere il nostro fidato contatore di Google e andiamo a contare il primo livello, che è quello di Stephen King, quindi è abbastanza facile. 17 libri perché ci sono anche quelli d'arte, ma quelli d'arte adesso non ci interessano. E quindi andiamo a generare. Andiamo a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dopo mezzanotte, olè. 4 dopo mezzanotte, in realtà io ho la versione volume 2, perché quando io ho comprato questo libro, il volume 1 era in ristampa, poi è stato eliminato completamente fino, credo, alla stampa, a una nuova stampa che conteneva entrambi i volumi. Cioè, questo libro l'ho dovuto cercare in ebook. Per leggerli tutti. 4 dopo mezzanotte, tra l'altro, è stato uno dei primi libri, un libro che ho letto a Londra, che ero talmente terrorizzata, ero un po' parecchio più piccola, però ero talmente terrorizzata dopo che avevo letto i due volumi che non riuscivo a dormire e per addormentarmi ho letto Il ritratto di Dorian Gray. 4 dopo mezzanotte è una raccolta di 4 racconti, appunto, di Stephen King, horror, secondo me decisamente ben riusciti e secondo me questo volume 2, ideale che non esiste più, erano tra l'altro i due migliori. Praticamente è un bel manifesto di quello che è lo stile di King, se volete provare qualcosa di lui, però forse io consiglierei più dei libri effettivi e vi lascio qua sotto il video su tutti i libri di King che ho letto, però 4 dopo mezzanotte sicuramente rappresenta bene il suo stile perché è una visione realistica della vita, cioè un racconto che può essere reale in cui viene inserito il surreale horror ovviamente spaventoso, inquietante. La polizia bibliotecaria e il fotocane sono in assoluto i miei preferiti dei quattro. Secondo livello, 19. Ho iniziato a contare da qua, quindi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, caduto Harry Potter, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, Dracula. Ma va, aspetta, ti rimetto. Questo non sta bene a posto. 19 è Dracula. Sto povero libro si merita un'edizione decente. Dracula di Stoker, come sapete i mini mammut sono il male, però c'è stato un periodo della mia vita che i classici di cui non ero convinta li compravo così. E Dracula si merita una bella edizione. Anzi, se ne conoscete una veramente bella, consigliatemela qua sotto perché sono disposta a spendere per avere una fantastica edizione di Dracula. Dracula di Bram Stoker in realtà è il classico che tutti conoscono e nessuno ha mai letto. Fa parte di quella regione lì. Dovrei fare un video a parte solo sui libri che tutti conoscono e nessuno ha mai letto. Dracula mi ha sorpreso in modo positivo, oltre a essere totalmente un libro che non mi aspettavo per niente, che è anche il motivo per cui molte persone invece non amano il romanzo, ovvero Dracula è diviso in tre parti. La prima è in assoluto forse la più famosa, più chiara nella nostra mente e assolutamente strepitosa, ovvero la parte dell'incontro del diario tra il protagonista e Dracula nel castello di Dracula. Sicuramente dà dei brividi, non è propriamente spaventoso per quello che è la nostra epoca, grazie ai campane, ma è bellissimo da leggere, è qualcosa di estremamente affascinante. Mentre la seconda parte è uno scambio di lettere, ci spostiamo come contesto e andiamo a conoscere un'altra protagonista che sta scambiando lettere con una sua amica, mi sembra. E da lì in poi si aprirà verso la fine del secondo capitolo il terzo capitolo, che è l'inseguimento e la chiusura del romanzo. Secondo me è molto bello, è sicuramente più
più lento di quanto ci si possa aspettare, ma è uno di quei romanzi che bisogna leggere perché è estremamente affascinante e comunque un classico che si capisce perché è classico una volta che si è letto, anche se la storia la sappiamo un po' tutti. Andiamo poi a questo livello che è diventata una catasta, semplicemente. Spero vivamente che non esca L'amica geniale, perché penso di avermi ammorbato fino alla fine. Comunque, a 25 di nuovo. 23, oddio. Perfetto. Un libro che non ho letto. Tra tutto quello che poteva uscire è uscito l'unico libro di quella fila che non ho letto. Silvia Notte Oscura è una serie di racconti che mi aveva inviato la Surra al tempo, che io avevo iniziato a leggere, ma mi ero trovata davanti una scrittura cruda, violenta, un po' volgare e soprattutto molto inquietante dal mio punto di vista. E mi ricordo che quando l'avevo iniziato ero rimasta parecchio di... non impressionata, ma destabilizzata, no, da questo testo, e non era, lo tolgo perché sennò divento nera, e non mi era piaciuto più di tanto, non mi aveva ispirato più di tanto, quindi l'avevo abbandonato. Fatemi sapere se l'avete letto, se vi è piaciuto, e soprattutto prima o poi lo riprenderò. Mi sono resa conto adesso che questa è la classica inquadratura che mi fa un 5 doppi menti, ma va bene. Andiamo all'anello ad elfi, che in realtà è stato dimezzato, vabbè. 18. Mamma mia! Ma quant'è che non lo vedevo? È vero che qua ho portato giù tutta Shirley Jackson, non me lo ricordavo mica. L'incubo di Hill House è stato il secondo libro di Shirley Jackson che abbia mai letto. Il primo è stato Abbiamo sempre vissuto nel castello. Questo mi ricordo che lo volevo assolutamente, me lo sono fatta regalare subito dopo. Un romanzo incredibile. La Jackson ha quello stile horror che l'avvicina più all'horror classico che all'horror come può venire in mente appena si cita la parola. Però è un horror, è una paura elegante, è una paura assolutamente psicologica. In quasi tutti i suoi romanzi c'è un doppio livello di lettura molto molto bello, che è sempre estremamente interessante e secondo me a volte anche più di un doppio livello di lettura. E l'incubo di Hill House tratta appunto, non c'entra niente con la serie TV, però la serie TV è bellissima. Hill House è la classica storia della casa infestata, ma in realtà i protagonisti della storia non sono i classici protagonisti di un horror. Anzi, le persone di Hill House che vanno a studiare Hill House sono appunto un gruppo di persone che sono state chiamate appositamente per vedere gli effetti della casa sulle persone. Hill House non fa per voi se cercate un horror estremamente attivo, perché è molto più subdolo e per quanto faccia paura, la vera paura non è nel mostro o nella casa, che è tra l'altro un tema che ritorna nella serie TV stessa. È un'esperienza e mi è venuta voglia di rileggerlo tantissimo. Ultimo piano, perché qua sopra c'è un ammasso di libri casuali, che l'unica cosa veramente interessante è il Guida Galattica per autostoppisti. Andiamo a vedere il mio livello Einaudi. 1. Che ridere. Che cos'è? Vabbè. Forse è il meno interessante della fila. Penso che rifarò questa fila e quella dell'amica geniale. Il silenzio comprire le sue tracce è un romanzo di Baldini e Castoldi, in realtà anche molto carino. È la storia di un ragazzo, di un uomo che va a vivere nelle montagne insieme al suo cane. Ed è un po' un Jack London wannabe, una ricerca della natura, quello che è la natura per l'uomo e il contatto con l'uomo e natura. Come queste due cose possono convivere tra di loro, però nello scenario di quelle che sono i Monti Liguri / un po' Toscani. Non è il libro più bello della vita, secondo me, però comunque interessante. Ci andiamo a rifare questi, dai. Quindi l'ultimo livello, l'ultimo libro è il 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Oddio, se questo è un uomo, forse è meglio di no. Scelgo quello accanto, Baro. Perché se questo è un uomo, comunque lo conosciamo un po' tutti e non c'è molto da dire. Tra l'altro di se questo è un uomo mi è rimasto molto impresso il fatto che lo stile di scrittura non era assolutamente quello che mi aspettavo, non mi ha fatto neanche impazzire, ma l'importanza del testo di se questo è un uomo è incommentabile, è semplicemente importante leggerlo. Mentre la trilogia della città di Kappa è un libro che avevo letto veramente tantissimi anni fa, quindi non me li ricordo perfettamente, ma è uno di quei libri a cui tornerò prima o poi e che rileggerò prima o poi, perché è un'opera incredibile. È un libro diviso in tre, come appunto in trilogia, Giulia. Però è molto chiaro perché la casa di Einaudi abbia deciso di renderlo un unico volume comunque, perché sono tre libri che non solo non riesce a smettere di leggere, ma che si completano l'un l'altro e che c'è bisogno di leggerli uno di seguito all'altro, secondo me. È la storia di due bambini che vengono abbandonati durante una guerra,
i tre capitoli sono molto diversi per stile, se non mi ricordo male il secondo capitolo si distacca molto dallo stile di scrittura del primo, della prima parte, proprio il metodo di narrazione è completamente diverso ed è semplicemente un mind blowing, cioè secondo me è la parola giusta per descrivere questo libro, è una strada che ti sembra estremamente chiara e che poi risulta in tutt'altro. È estremamente affascinante vedere come una persona sia riuscita a fare una cosa del genere. E anzi è qualcosa che devi rileggere, secondo me. Infatti penso che lo rileggerò quest'estate. Dico sempre così, poi non è vero mai, ma ci tengo molto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto se avete letto qualcosa dei libri che vi ho citato, quale vi è piaciuto, quale no. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao cactus!